Enrico, buonasera. Parliamo di quello che abbiamo cominciato ad accennare prima. Il tempo regala ordine. È così anche in vigneto? Assolutamente sì. È una scelta che noi condividiamo, quella dell'attesa del momento giusto. Attesa che vuol dire anche assumersi dei rischi, perché attendere nel momento della raccolta è comunque un esporsi a pericoli ulteriori, ma è un rischio calcolato e che noi riteniamo vada corso proprio per avere un'uva che sia al massimo della sua potenzialità. Ed è una scelta quella dell'attesa del momento che noi predichiamo e costruiamo anche poi in cantina, quindi quello che facciamo in campo, dove tutto ovviamente ha inizio, deve trovare seguito in cantina. Ed è anche in cantina quindi che vogliamo saper attendere. Questo è il motivo per cui siamo attualmente a proporre annate del 16, del 17, del 18, perché riteniamo, questa è la nostra convinzione, la nostra filosofia, nell'ambito delle mille declinazioni possibili con cui si può interpretare il fare il vino, che ciò regali a questa splendida bevanda la possibilità di recuperare fragranze, aromi, sensazioni che altrimenti sarebbero soverchiate, sopraffatte dall'estrema giovinezza del vino. E crediamo anche che sia opportuno che questa visione venga adottata quanto più possibile, venga spiegata quanto meglio e quanto più possibile da quelli che poi sono i sacerdoti del vino, quindi dai ristoratori, da coloro che lavorano nelle enoteche, perché questo a nostro avviso contribuisce alla crescita del consumatore, alla sua formazione, alla sua educazione. Grazie mille di questa spiegazione.